La polizia locale ha svolto l'intera istruttoria prevista, adesso attendiamo dagli organi competenti l'autorizzazione ad intervenire. Così l'assessore all'ambiente di Trani, Leo Amoruso, attraverso le cui dichiarazioni il comune per la prima volta si esprime in merito al ritorno in attività della cava fumante di Contrada Monachelle, che già da qualche settimana ha ripreso a rilasciare in atmosfera fumi distintamente percepiti soprattutto in città. Nel 2017, per spegnere quello stesso rogo, fu necessaria una complessa opera di sbancamento del terreno, realizzata in sinergia fra carabinieri del NOE, vigili del fuoco ed ARPA, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, che all'epoca pose sotto sequestro il sito ed aprì un fascicolo nei confronti di due indagati per accertare il responsabile dell'inquinamento. Quando l'assessore all'ambiente dichiara di attendere un'autorizzazione da parte degli organi competenti, il riferimento, anche se non espressamente pronunciato, sembra proprio alla Procura della Repubblica. La cronaca dell'epoca ci racconta che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, ad ottobre del 2019, archiviò la posizione delle due persone indagate per la vicenda della cava fumante di Contrada Monachelle. Il proscioglimento, con conseguente rimozione dei sigilli e di sequestro dell'area, arrivò sia per il custode giudiziale del sito, al quale si contestava l'omesso controllo, sia per il proprietario di un terreno confinante, attraverso cui si accede alla vecchia cava per presunti abusi edilizi. La vicenda si chiuse senza avere mai accertato il vero responsabile dell'inquinamento. Oggi, con i nuovi risvolti, ci si aspetta delle risposte e soprattutto degli interventi.